La parola di oggi è dramma. Deriva dal greco drama, che vuol dire azione, storia, e quindi letteralmente il dramma è un intreccio narrativo destinato alla rappresentazione teatrale. Generalmente è un'opera letteraria scritta, che prevede parti recitate o cantate, ma può essere anche un'esibizione improvvisata da un attore, da un mimo o da un danzatore. L'opera può essere tragica o comica, sacra o profana, e si enumerano numerosi tipi di drammi. Nell'antica Grecia il dramma tragico si fondava su elementi di conflitto particolarmente significativi, mentre il dramma satiresco, che spesso seguiva una trilogia tragica, era caratterizzato da tratti grotteschi e da popolaresca comicità. Abbiamo ancora il dramma liturgico, di argomento sacro, che si sviluppò nel Medioevo per celebrare solennemente le feste liturgiche principali. Il dramma musicale, generalmente in versi, ma comunque musicato e cantato. Nell'opera lirica il testo scritto assume il nome di libretto. Il dramma pastorale, ispirato all'ambiente idillico dell'Arcadia, con personaggi come pastori raffinati, satiri e ninfe. Il dramma borghese dell'Ottocento, componimento teatrale che sviluppa essenzialmente una vicenda dolorosa, quasi sempre nascente da un conflitto o contrasto, e che giunge a un massimo grado di tensione. E con riferimento alla tecnica e ai mezzi di rappresentazione si usa dire dramma radiofonico, dramma televisivo. Nell'epoca moderna, e proprio per le caratteristiche delle composizioni ottocentesche, la parola viene usata solo per opere di prosa di tono e tema serio, spesso doloroso, e che rappresentano particolari conflitti personali, familiari o sociali, generalmente di ambientazione borghese e popolare. Se parliamo dei drammi di Ibsen, di Pirandello, a tutti vengono in mente proprio quelle situazioni di particolare tensione. Avere ristretto il significato della parola ne ha generato un frequente uso figurato, e con dramma si definisce oggi qualunque vicenda o situazione di estrema gravità, o comunque caratterizzata da elementi penosi e difficili, anche se non sempre tragici. Si sente quindi parlare del dramma della miseria, della fame nel terzo mondo, della disoccupazione, del dramma di una famiglia ridotta sul lastrico, del dramma coniugale di una coppia in crisi. Con riferimento a opere letterarie e artistiche, poi, con dramma si intende la tensione che l'opera provoca, per cui si usa dire il dramma nella poesia dell'Inferno dantesco, nella scultura di Michelangelo, nella musica di Beethoven. Infine la parola è usata anche con valore iperbolico, come sinonimo di problema, di situazione sgradevole, di difficoltà, per indicare difficoltà anche banali, ma alle quali si dà un'esagerata importanza, come ad esempio quando diciamo «Ogni giorno in città viviamo il dramma dei posteggi delle auto», oppure «Hai perso il portafogli, però, beh, non facciamone un dramma». Arrivederci a presto con una nuova parola.